negli ospedali, andiamo a Bergamo in particolare. Io volevo andare dal primario di terapia intensiva dell'ospedale che tutti quanti abbiamo imparato a conoscere, dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ecco qua, c'è il professor Luca Lorini che saluto. Buonasera, infinitamente grazie a lei per essere con noi. Buonasera a lei, grazie. Allora, lei ha sentito il ministro, lei è nell'epicentro di questa situazione drammatica. Intanto, quali sono i numeri reali del contagio e dei decessi, dottore? La situazione nell'ospedale è, diciamo che noi abbiamo vissuto tante fasi. La prima fase è stata quella della ondata e come tutti hanno imparato, abbiamo capito che dovevamo dare una risposta la più adeguata possibile, ma nessun paese al mondo, tantomeno noi, tantomeno un ospedale bello ed organizzato come il Papa Giovanni, poteva rispondere a decine e decine, centinaia di pazienti in pochi giorni. Abbiamo vissuto una prima fase nella quale abbiamo trasformato un ospedale da 900 posti letto in un ospedale con 500 pazienti Covid. Abbiamo trasformato un'area critica che era già la più grande, una delle più grandi d'Italia, da 70 posti letto a 100 posti letto. In questo momento abbiamo 400 pazienti ricoverati, più di 400 pazienti ricoverati nei vari reparti e 90 pazienti nella terapia intensiva. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto alcune cose importanti. Io l'altra sera, tornando dal mio lavoro, mi segnavo le cose brutte e le cose belle di questa situazione. Qualche cosa bella c'è. Le cose brutte le abbiamo viste tutti. Le avete viste i camion che trasportano i deceduti, il numero dei deceduti e soprattutto la modalità con cui la gente muore, perché non si riesce ad avere questo contatto diretto. Le cose belle sono che stiamo vedendo tanti pazienti che guariscono. Decine e decine di pazienti che vanno a casa. Abbiamo visto che i pazienti nelle terapie intensive muoiono molto di meno, quindi la cura nelle nostre terapie intensive è molto efficace. Abbiamo, ahimè, imparato, ma questo l'abbiamo visto subito, secondo noi i numeri cinesi erano estremamente poco realistici e adesso probabilmente lo Quali stanno dicendo tutti. sono le proporzioni reali secondo lei? Anche Guardi, è molto per facile. abbassare la percentuale di mortalità, insomma, perché se fosse così al 10% sarebbe fuori da ogni misura, insomma. No, professor Burioni, quant'è la percentuale intorno all'1, mi diceva lei? La percentuale più accurata, diciamo, il calcolo più accurato è stato 0,9. Immaginiamo che da noi possa essere un po' più alto perché la nostra popolazione è più anziana, siamo all'1%. Quindi in teoria i contagiati secondo lei oggi in Italia quanti Dobbiamo sono? moltiplicare il numero che abbiamo con, diciamo, un fattore che va secondo me da 5 a 10. Tiro a indovinare, ma sono convinto di non sbagliare di Dottor molto. Lorini, lei è d'accordo su questo fattore di moltiplicazione? Lo confermo, lo stiamo dicendo dalla prima settimana, il numero di contagiati è 10 volte tanto. Questo vuol dire però una cosa molto buona, vuol dire che l'80% delle persone contagiate Certo. non le vediamo e guariscono come una normale influenza. Il 20% arriva negli ospedali e di questo 20% il 5-8% sta molto male e ha bisogno di terapia intensiva. Ecco, dottore, volevo fare anche a lei la domanda che ho fatto prima al ministro, che è una domanda, mi rendo conto, forse banale, ma insomma è evidente che i medici e il personale sanitario, tutto è esposto a un rischio importante. È evidente che gli ospedali, ma non lo dico in modo polemico, è evidente che l'ospedale è stato come dire, un fattore di diffusione all'inizio probabilmente molto importante. È evidente che vanno protetti tutti i sanitari. I contagi fra il personale sanitario sono un numero rilevantissimo, ma è anche evidente che se tutti quelli che sono contagiati non lavorassero dall'oggi al domani più in ospedale, immagino che ci potrebbe essere una carenza enormemente significativa di medici. Sì, è proprio vero. Dobbiamo però tradurre alcune cose, altrimenti la gente non capisce. Prego. Avere l'informazione dei tamponi è estremamente importante, ma bisogna immaginare che giorno zero il numero di tamponi che potevamo fare era pochissimo.
non c'erano i reagenti e non c'erano i laboratori, perché oggi è molto facile andare a fare delle critiche. Questo è un sistema che va montato. Vi faccio un esempio: l'unità di crisi che noi abbiamo montato è stato il giorno 1, quindi ancora con i primi casi di Codogno, e da quel momento abbiamo speso ore ed ore ad avere il materiale. Ogni giorno lavoravamo per avere i sistemi di protezione all'interno del nostro ospedale. Adesso li Questo avete? Adesso li adesso avete? li abbiamo. Adesso li abbiamo, Ok. adesso lavoriamo con 2 giorni di materiale fornito e questo ci dà la tranquillità. Quindi tutto il Ottimo. personale che lavora è estremamente protetto. Io sento sempre il dottor Borrelli tutti i giorni ormai e insomma, so quanto si stia adoperando, insomma, e che tipo di dedizione abbia in questa vicenda. Professor Borrelli, lei vuole rivolgere una domanda al suo Ma collega? io più che altro vorrei fare una considerazione. Il mio collega dal campo fa la stessa stima che faccio io dal laboratorio. I numeri rappresentano il 10% dei casi reali. Questo può essere visto da diversi punti di vista. Il primo è che la mortalità è molto più bassa, ma non trascurabile, però che è molto più bassa. Però questo significa che tantissime persone non hanno ricevuto una diagnosi di coronavirus e sono state a casa. Nessuno è andato a far loro un tampone, hanno aspettato e sono guarite. Beh, queste dobbiamo controllare che non siano più contagiose. Ma Queste persone non hanno un tampone certo, positivo, ma semplicemente perché non gliel'hanno chiaro. fatto. Faccio un'altra domanda in cui coinvolgo anche il dottor Lorini volentieri. La domanda che ci arriva spessissimo in redazione, no? Ma se dal 31 gennaio è stato dichiarato, come dire, in qualche modo lo stato di emergenza in Italia, perché dal 31 gennaio al 21 febbraio non si è provveduto alle scorte di materiale di protezione? Dovete sapere che a un certo punto c'è stata una specie di embargo per cui alcuni dei paesi produttori che producevano mascherine e camici ce li sono tenuti per loro. E questo mi dà la possibilità di far capire come il nostro paese ha avuto una reazione importante, quante persone, quanti industriali hanno fatto solidarietà e quante aziende si sono riconvertite. Ho visto prima che stavate parlando dell'aspetto burocratico. Noi dobbiamo. Abbiamo la necessità di diventare autonomi e Certo. questo sicuramente ci aiuterà nei prossimi mesi. Fatemi dire ancora una cosa Prego, prego, dottore. sui tamponi e sui contagi. Io ritengo che in questo momento, non potendo fare i tamponi a tutta la popolazione, ognuno di noi si deve comportare come se fosse un potenziale contagiante e deve rivolgersi al suo interlocutore come se potesse essere contagiato. Questo è l'unico modo per poter azzerare i numeri che noi, anche in una zona così difficile, stiamo cominciando a Guardi, vedere a dottore, calare in maniera importante. noi, anzi noi, il professor Burioni dice questa cosa, questa stessa frase ogni settimana qui da noi. Il problema è proprio questo. Adesso bisogna avere le mascherine, per esempio, tutti quanti, nel senso bisogna stare a casa. È per quello che insistevo sulla burocrazia, perché so per certo di imprenditori che stanno cercando di produrre, ma solo l'importazione delle macchine per costruire le mascherine che arrivano dalla Cina ha dei problemi alla dogana, di dazi, di slot dei voli, cioè delle cose pratiche, assolutamente pratiche, che insomma probabilmente si potrebbero accelerare in modo significativo. Detto questo, dottore, grazie infinite, non credo di poterle essere in nessun modo di aiuto, ma qualora lei ritenesse che lo fossimo, ci chiami e siamo qua. Prego. Vi dico un'ultima cosa che vorrei che poteste lanciare. La nostra frase in questo momento è nessuno incontri nessuno. Grazie dottore, grazie molte a lei. Buonasera. A lei, buonasera dottore. Io andrei, prima di andare da un suo collega, se mi permette, professor Burioni, andrei dal sindaco di Brescia. Brescia, terza provincia più colpita e seconda città per numero di contagi dopo Milano, c'è il sindaco Emilio Del Bono. Buonasera signor sindaco. Buonasera, buonasera a voi. Ecco, anche a lei la domanda: che cosa è successo a Brescia? Perché? Beh, innanzitutto noi non siamo nella parabola discendente, siamo nella crescita piatta, come viene definita. Noi abbiamo ancora oggi, abbiamo avuto una comunicazione di oltre 340 positivi conclamati. Siamo a 1.300 decessi dichiarati coronavirus nella provincia di Brescia. Siamo più o meno proporzionalmente poco dietro Bergamo, ma ormai purtroppo abbiamo delle similitudini e delle analogie notevoli. Che cosa succede? Oggi noi non riusciamo ancora a confinare il contagio. Io credo che le considerazioni che avete fatto voi
non hanno le gambe per camminare. Facciamo degli esempi concreti. Ecco, ci spieghi. I medici di base della provincia di Brescia hanno chiesto che venga sottoposto a tampone almeno una platea dei loro mutuati che hanno visibilmente la condizione di coronavirus. Questo tamponamento non viene fatto. È quello che modestamente dicevo prima, infatti. E conseguentemente, le faccio presente, che conseguentemente gli stessi familiari certo. Che non risultano positivi escono tranquillamente a fare la spesa, alcuni vanno a lavorare e questo ovviamente impedisce una frenata, una riduzione significativa del numero dei contagi, allora, che ancora purtroppo nella provincia di Brescia rimane importante. Guardi, signor Sindaco, era quello che modestamente cercavo di dire al Ministro, che ora giro al Professor Burioni, perché sì, è vero che si può dopo 24 ore da un tampone negativo risultare positivi, ma è vero anche che se si fanno a quelli che probabilmente sono evidentemente malati, si evita il rischio che il Sindaco stava descrivendo perfettamente. Lei cosa pensa? Noi viviamo questo paradosso, che un numero molto alto di persone che sono colpite dal coronavirus in modo magari non particolarmente grave non vengono sottoposte a tampone, stanno a casa e guariscono spontaneamente, ma mentre stanno a casa non risultano positivi ufficialmente, certo. Quindi i familiari non risultano dover stare in isolamento e, come ha detto giustamente il sindaco, questi sono in un limbo, hanno il coronavirus ma non vengono contati, però il coronavirus è quello che diceva il ministro, giustamente 5 anni di galera a chi certamente ha coronavirus e esce, ma in realtà lo stesso, non dal punto di vista penale ma dal punto di vista del rischio sanitario, è identico alla cosa per quelli che certamente, pur non censiti, hanno il coronavirus. Io da medico posso dirle che seguo almeno 30 persone che si trovano in queste condizioni e queste persone non vengono. Ma perché non vengono fatti i tamponi, signor Sindaco? A lei l'ho capito, perché non ci sono, perché non c'è il tempo, non ci sono i reagenti, non ci sono i laboratori. Io non voglio fare polemiche, non mi interessa, però io ho l'impressione che la possibilità di estendere la platea di quelli che sono da tamponare c'è anche tecnicamente. E è che ci si è un po' intestarditi su alcuni approcci che a mio parere oggi vanno superati. È un po' come, mi permetta una seconda considerazione, che non, rispetto alle considerazioni che ha fatto il Ministro, noi non siamo ancora a posto come diciamo sostegno del personale medico infermieristico, perché a Brescia di medici ed infermieri che possano coadiuvare, aiutare, sostenere i nostri ospedali non ce ne sono ancora stati significativi. Solo oggi sono arrivati 20 infermieri e 10 medici dall'Albania. Ma le faccio presente che qualche giorno fa è uscita una lettera dei primari di rianimazione della regione Lombardia e che accusavano la mancanza di solidarietà delle vicine regioni, credo si riferissero al Veneto, perché non avevano dato a disposizione del personale medico infermieristico fondamentale nel momento in cui qui avevamo il picco e non riuscivamo più a gestire né le terapie intensive né il personale che veniva ricoverato. Io mi sono chiesto, leggendo questa lettera, se esiste il Servizio Sanitario Nazionale, visto che ogni regione cerca di chiudersi al proprio interno e la regione più colpita e il pezzo di Lombardia più colpita, cioè Brescia, Bergamo, Cremona e Lodi, è stata sostanzialmente abbandonata. Guardate che sono delle domande serie. Sono serissime perché implicano un ripensamento sul Servizio Sanitario Nazionale. Ma così certo, come poi non sono considerazioni solo politiche, no, sono un appello disperato che è arrivato dai primari di rianimazione. E infine le faccio presente che noi stiamo ancora attendendo i medici del reclutamento straordinario del governo, perché arrivano, se ne sono arrivati 14 a Milano, poi Milano non so dove li abbia ridistribuiti, ne arriveranno altri 48 questa settimana, come ci ha detto il governo, mi auguro che arrivino a Brescia, perché qui ci sono medici che fanno 12 ore al giorno, non sono stati più sostituiti da un mese intero e oggi sono sfiancati. La stessa cosa riguarda il personale infermieristico. Quindi noi non siamo in una provincia nella quale si vede già il barlume dell'uscita. Noi siamo in una provincia nella quale invece purtroppo siamo nel pieno della crisi e abbiamo bisogno di risposte concrete ed immediate, compresi i dispositivi di protezione individuale. Anzi, aggiungo un'altra emergenza, Fazio. Non ci sono più le bombole dell'ossigeno qua.
Cioè abbiamo l'ossigeno, non abbiamo più le bombole, perché molti malati stanno in casa, hanno bisogno di un sostegno a casa, dell'ossigeno, certo, a casa, ma non abbiamo più le bombole. Abbiamo fatto presente che abbiamo bisogno di forniture immediate anche di questo tipo. Cioè noi siamo nel pieno ancora della crisi e dobbiamo ancora uscirne. Quindi di sicuro qua qualcosa non ha funzionato e qualcosa ancora non funziona, perché allora, se il contagio non siamo riusciti a ridurlo, abbiamo bisogno di riflettere su alcuni punti, alcuni limiti che sono ancora evidenti. È stato chiarissimo, signor Sindaco, spero che l'appello venga raccolto. In ogni caso, ripeto, siamo qua a disposizione. Grazie, un abbraccio forte a lei e alla sua città. Grazie a voi. Grazie, signor Sindaco. Professor Burioni, ci presenta il suo collega, il professor Ciceri, che è vice direttore scientifico del San Raffaele. Insomma, Fabio è un mio carissimo amico, un collega, siamo proprio vicini anche di ufficio, è un grandissimo professionista ed è la persona che ha in mano la sperimentazione dei nuovi farmaci nel nostro ospedale, quindi è quello dal quale potrebbero arrivare veramente belle. Andiamo da Fabio Ciceri, buonasera dottore a lei intanto, e ecco, la domanda è solo questa, sa? Buonasera Fabio. Aspettiamo da lei. Ciao Fabio. Da lei che, buonasera. Che cosa, le novità insomma, a che punto siamo, a che punto siete cioè? Sì, buonasera a tutti. Io farei una distinzione, trattando di coronavirus, tra quello che effettivamente abbiamo in mano oggi e quello che potremo avere in futuro. Dico questo perché il futuro che ci rappresenta i vaccini, nuovi farmaci che saranno attivi non solo per questo coronavirus, ma idealmente anche per altri coronavirus futuri, ecco, queste nuove terapie si potranno basare sulla disponibilità in realtà del materiale biologico che stiamo raccogliendo nei pazienti oggi. C'è una grossa attività di biobanca, la chiamiamo, cioè di raccolta di materiale biologico dei pazienti, che fornisce materiale per poter ai grandi laboratori screenare nuove molecole e ovviamente sviluppare nuovi vaccini. Quindi questo è un primo punto. Venendo al presente, noi abbiamo a che fare con una malattia nuova. È una malattia che presenta un ampio spettro, abbiamo visto, di manifestazione clinica, dal nulla, dal totale asintomatico a forme molto gravi. E in realtà nel singolo soggetto la forma grave si sviluppa in modo progressivo, in fasi. E noi stiamo imparando a conoscere queste fasi, a riconoscere i meccanismi che caratterizzano queste fasi. Quindi i farmaci che oggi possiamo adottare sono farmaci che direttamente colpiscono il virus, farmaci antivirali, chiamiamo, è stata citata la clorochina, il plaquenil, altri farmaci che vengono da altri virus. E questi farmaci sono riposizionati nel trattamento del coronavirus e in realtà ci auguriamo che possano essere adottati anche in forme precoci dell'infezione, quindi che possano partire anche delle sperimentazioni. Come ha spiegato prima degli studi, Burioni, certo. Nelle fasi cosiddette un po' domiciliari di pazienti che rimangono sintomatici per alcuni giorni con la febbre persistenza, ecco, quelli sono pazienti in cui il virus sta crescendo, sta covando, sta impegnando parti progressive del polmone, quelli sono pazienti in cui queste terapie potranno fare un effetto, ci auguriamo. Dottore, volevo fare una domanda, prego. No, intendevo che in realtà poi il danno al paziente nelle forme gravi, in realtà noi oggi stiamo comprendendo che questo danno è per lo più generato dalla risposta che il sistema immunitario fa nei confronti del virus. E questa risposta, che è una risposta infiammatoria, è una sequenza di eventi, è una cascata di eventi che in parte noi conosciamo bene e su cui abbiamo già farmaci a disposizione, sono farmaci che usiamo in altre malattie, e quello che sta succedendo è che di fatto stiamo utilizzando al letto del malato in modo sempre più estensivo, non solo in grandi istituti di ricerca, ma anche negli ospedali minori, anche in altri ospedali non di ricerca, farmaci che sono noti proprio per interferire con questi meccanismi di infiammazione. Senta, dottore, ho 50 secondi e poi la pubblicità. Le voglio chiedere, lei è fra quegli scienziati che ha chiesto al governo e alle regioni di effettuare più test. Perché? I test ci servono per identificare i soggetti positivi e questi sono chiaramente soggetti che devono essere contenuti, essere
trattati e gestiti in forma molto attenta e separata, perché sono i potenziali diffusori del virus, e questo è il primo. Mi pare che siate tutti d'accordo su questo punto, che mi pare essenziale, insomma, quindi in realtà speriamo la protezione che siate ascoltati. Speriamo che siate ascoltati. Di dare importante certo. Avere queste informazioni. Grazie, grazie dottor Ciceri, grazie davvero per essere stato con noi questa sera. Grazie molte, buon lavoro.